Buongiorno, oggi l'obiettivo sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 10. Direi, come di consueto, di passare su Eclipse e di andare a valutare qual è la situazione da cui partirò. Allora, due packages, un package contenente il controllore, un package dedicato al modello. Nessun package per il DAO perché in questo laboratorio l'attenzione non sarà sui database, non utilizzeremo nessun database, ma sarà appunto sul modello perché andremo a sviluppare un simulatore di eventi discreti, ad eventi discreti. Direi di dare un run del main. Ciò che otteniamo è un'interfaccia grafica molto semplice, con un solo bottone, simula. Cliccando su simula, l'utente si aspetta di ottenere i risultati della simulazione. In questo caso, andando a simulare la situazione di un bar, vorremmo poter ottenere il numero di clienti entrati nel bar, il numero di clienti soddisfatti e il numero di clienti insoddisfatti. Per fare ciò, come dicevo prima, dovremo andare a sviluppare un simulatore. Direi che possiamo partire. Che cos'è che contraddistingue un bar? O almeno, noi vogliamo capire quante persone rimangono soddisfatte o insoddisfatte. Quindi, direi la parte, il cuore del bar, sono i tavoli. I tavoli dove potremo andare a far sedere della gente. Quindi abbiamo una classe tavolo. La classe tavolo è molto semplice. Abbiamo un intero che indica il numero di posti del tavolo e un boolean che ci dice se il tavolo è occupato oppure no. Abbiamo quindi un semplice costruttore, un metodo isoccupato che ci dice se il tavolo è occupato o meno, un metodo setOccupato che ci permetterà di dire se il tavolo è occupato o meno e un getter semplice che ci restituisce il numero di posti del tavolo. Un'altra classe che utilizzeremo, che ci servirà, sarà quella che rappresenta i risultati della simulazione. Cosa ci aspettiamo dalla simulazione? Ci aspettiamo dei risultati, quindi abbiamo una classe statistiche che ci rappresenta tali risultati, ovvero cosa vogliamo ottenere? Il numero di clienti totali, il numero di clienti soddisfatti e il numero di clienti insoddisfatti. Avremo quindi un costruttore per settare tutti questi valori a zero. E poi avremo dei semplici getter, come ad esempio get numero di clienti totali, che ci ritorna il numero di clienti totali, ovviamente. Un altro getter qua in basso. Abbiamo poi dei setter, un po' particolari, add numero clienti soddisfatti, con il parametro che andiamo a passare al metodo, non andiamo a settare il numero di clienti soddisfatti, ma come suggerisce il metodo andiamo ad aggiungere numero di clienti soddisfatti al numero di clienti soddisfatti che già c'era in precedenza. Stessa cosa per il numero di clienti insoddisfatti. Add numero di clienti soddisfatti di 3 vorrà dire che andremo ad aggiungere 3 clienti insoddisfatti. Anche la classe statistiche, molto semplice, è stata presentata. Direi che è il momento di andare a vedere qual è la classe che ci rappresenta gli eventi. Quali sono i tipi di eventi che possono capitare in un bar? In questo caso avremo due tipi di eventi principali. Abbiamo come sempre un enum di event type. Event type in questo caso è formato da arrivo gruppo clienti e quindi ci sarà un gruppo di persone che arriva, verrà sistemato al tavolo oppure potrà magari andare al bancone. E poi bisognerà capire se tale gruppo vorrà andare al bancone o no. Comunque c'è l'evento arrivo gruppo clienti, l'altro evento è il tavolo liberato, quando appunto i clienti che erano seduti al tavolo se ne vanno. Abbiamo bisogno di alcuni parametri per definire bene questo evento, un duration di time, ovviamente avremo un tempo di arrivo rispetto all'inizio della simulazione, che potremmo impostare dato che non abbiamo nessun vincolo su ciò a zero. Il tipo di evento sarà importante per definire appunto, per capire di che evento si tratta, il numero di persone, la durata, una tolleranza che poi andremo a capire bene che cos'è, ma in sostanza è un double che ci dice quanto una persona è tollerante al fatto di essere accomodata al bancone e appunto di non potersi sedere al tavolo. È un tavolo. Se le persone saranno sedute al tavolo, allora a questo punto avranno un tavolo assegnato. Abbiamo quindi un costruttore per settare tutti i parametri e poi
abbiamo una serie di getter, in questo caso solo i getter ci interessano. Molto importante, oltre al toString, abbiamo un metodo compareTo, di cui facciamo l'override. Cosa andiamo a comparare? Andiamo a comparare il time, ovvero, come abbiamo detto prima, l'orario di arrivo rispetto all'inizio della simulazione. Perché ovviamente prima un evento arriverà, prima dovrà essere valutato. Direi che per quanto riguarda event siamo a posto. Ciò che ora dobbiamo andare a fare è sviluppare il simulatore. Partiamo definendo un modello del mondo, ovvero in questo caso cosa ci servirà? Ci servirà un private list di che cosa? Una lista di tavoli, quindi tavoli. Dobbiamo poi andare a settare i parametri di simulazione. Iniziamo con il numero di eventi che abbiamo deciso essere 2000. 2000 saranno gli eventi che simuleremo. Poi dobbiamo definire private int tempo di arrivo tra un cliente e l'altro, ovvero tra un evento e l'altro, massimo, che sarà di 10 minuti. Poi possono arrivare nel nostro bar, nel nostro locale, delle persone in gruppo fino a un massimo di 10. Quindi il numero persone massimo che possiamo accogliere nello stesso evento è 10. La durata minima, quanto potranno stare queste persone nel bar, è un parametro che fissiamo a 60. E poi analogamente avremo una durata massima che fissiamo a 120. A questo punto, abbiamo già parlato prima di tolleranza, avremo un float tolleranza massima. La tolleranza massima dei clienti sarà di 0,9. E un altro vincolo, private table, un'occupazione minima dei tavoli del 50%, ovvero se abbiamo occupazione, se arrivano due persone non possiamo sistemarle in un tavolo da 10. E questi sono appunto i parametri della simulazione. Poi vorremmo avere dei risultati, quindi dei valori calcolati, che sono private, abbiamo definito la classe statistiche, quindi avremo un oggetto stat, una coda degli eventi. La coda degli eventi è una struttura dati, utilizziamo una struttura dati nuova, priority queue di eventi, che qua manca una E, che chiamiamo queue. Ok, fino a qua ci siamo. A questo punto direi di iniziare a implementare i metodi che ci interessano. Iniziamo da il metodo caricatavoli. Allora, noi abbiamo un bar, quindi abbiamo una certa situazione iniziale e dobbiamo crearci questa situazione, ovvero quanti tavoli abbiamo, ad esempio, nel nostro bar. Punto tavoli uguale new array list. Ok, a questo punto immaginiamo, ovviamente questo è un array list, a questo punto immaginiamo di avere un metodo aggiungi tavolo che ci permette di aggiungere tavoli al nostro modello. Aggiungi tavolo, sappiamo che abbiamo due tavoli da 10, abbiamo quindi aggiungi tavolo 4 tavoli da 8, abbiamo ancora 4 tavoli da 6 e abbiamo ancora 5 tavoli da 4. Questo è il nostro modello, ovvero il nostro bar presenta questa determinata conformazione. Iniziamo ordinando this.tavoli, poiché
sarà bene averlo, avere un array list ordinato, poiché riusciremo a ciclare su tavoli. Il primo posto disponibile sarà anche il posto che, più piccolo che può ospitare i clienti che sono arrivati. Quindi t.tavoli e poi ci serve un comparatore per forza, perché dobbiamo capire con che logica mettere prima un tavolo rispetto all'altro. Lo possiamo fare qua all'interno. Cosa ci serve? Dobbiamo fare un override, non so che farlo a mano così, public int, dobbiamo implementare compare, in questo caso tra un tavolo o uno e un tavolo oggetto 2. Cosa ritorniamo? Dobbiamo fare in modo che i tavoli più piccoli siano i primi, quindi get n posti meno o 2 punto get n posti. In questo caso, se o 1 avrà meno posti rispetto a o 2, passerà per primo. Ci siamo. A questo punto mettiamo un bel punto e virgola e ci siamo. Direi che il metodo carica tavoli di per sé è terminato. Ebbene, dato che abbiamo utilizzato il metodo aggiungi tavolo, andare a sviluppare tale metodo. Quindi passiamo aggiungi tavolo, che prende in input, abbiamo detto, il numero di tavoli e il numero di posti per tavolo. Quindi in questo caso possiamo fare un for che parte da i uguale a 0, i minore di numero, più più, ci creiamo l'oggetto tavolo, quindi possiamo fare new di tavolo. Cosa ci serve per crearlo? Ci serve n posti e falso, perché all'inizio il tavolo non sarà ovviamente occupato, e andiamo ad aggiungere tis.tavoli.add, che cosa? Il tavolo t. Grazie a questo metodo andremo ad aggiungere appunto i tavoli che dobbiamo aggiungere. Carica tavoli, quindi a questo punto è davvero terminato. Possiamo passare all'altro metodo che ci interessa, carica eventi, ovvero dobbiamo caricare tutti gli eventi che poi faranno della mia simulazione una simulazione vera e propria. Quindi partiamo definendo una duration. L'arrivo all'inizio, dato che non ci sono orari dichiarati, possiamo dire che duration of minutes 0. Possiamo partire a tempo 0 e poi dovremo andare a inserire tutti gli eventi che ci siamo imposti appunto di simulare, almeno quelli iniziali. Poi ovvio che andranno a crearsi degli altri eventi in base a come la simulazione avanza. Quindi this punto numero di eventi e più più. Ok, dobbiamo quindi dare del carburante alla nostra simulazione. Int numero di persone. Allora, possiamo fare un cast ad int. Di che cosa? Dobbiamo dare un certo grado di stocasticità al nostro, alla nostra simulazione. Sappiamo qual è il numero di persone massimo che può arrivare insieme, quindi possiamo fare math.random. Lo moltiplichiamo per this.numero di persone massimo e aggiungiamo 1. In questo modo, ricordiamo, qua otteniamo un valore tra 0 compreso 1 escluso, al massimo otteniamo 0,99 moltiplicato per il numero di persone massimo, in questo caso mi pare avessimo impostato 10, così è, quindi otteniamo una sorta al massimo da questa operazione 9.99, una cosa di questo tipo, più 1 arriviamo a 10,99, al massimo facciamo un cast a int, arriviamo al massimo a 10. Altrimenti, nell'altro caso, da 0, che non è un evento, se arrivano 0 persone, il numero minimo è 1. E quindi questo è corretto. Passiamo a duration. Anche la durata deve essere dotata di una certa stocasticità. Quindi, duration
of minutes, abbiamo dei dati, sappiamo che la durata minima deve essere rispettata, quindi this.durata minima per forza. A questa durata minima possiamo aggiungere un contributo che possiamo calcolare come math.random per che cosa? Ovviamente non dobbiamo neanche eccedere la durata massima, quindi possiamo fare this durata massima meno this.durata minima. A questo punto cosa abbiamo detto? La durata sarà durata minima più un contributo variabile tra 0 e 1 in sostanza di quello che manca per arrivare alla durata massima. Quindi appunto passiamo da durata minima a durata massima. Ogni evento avrà una durata che ovviamente non possiamo sapere a priori, e questo è il motivo per cui facciamo una simulazione. Una tolleranza, e anche questa tolleranza dipenderà dal gruppo di clienti che arriva, non sarà uguale per tutti. Abbiamo però una tolleranza massima, quindi in questo caso basta moltiplicare il risultato di MathRandom con la tolleranza massima. A questo punto direi che abbiamo tutto per creare un evento. New event. Cosa ci serve? L'arrivo, per forza. Dobbiamo sapere quando arriva l'evento. Di che tipo è? Beh, noi stiamo creando eventi di tipo arrivo gruppo clienti, numero di persone, durata, tolleranza e poi null, perché il tavolo non sarà sicuramente assegnato in questo momento. Ok, aggiungiamo l'evento alla nostra coda, si aggiungerà nel modo corretto perché andiamo a generare eventi e poi li ordiniamo per time. Dobbiamo però sistemare arrivo, sappiamo che dovrà essere incrementato, dobbiamo aggiungere dei minuti, abbiamo un vincolo anche su questo, aggiungiamo uno più. Possiamo fare così, int di math random per this.t. Ok, questo perché sappiamo che i clienti arrivano al massimo ogni 10 minuti, ma potrebbero arrivare prima. Ovviamente no, nello stesso momento ci diamo un 1 di diversità. Molto bene, il caricamenti direi che è completato. A questo punto possiamo passare a un altro metodo, al metodo init, che ci permette di inizializzare il tutto. Dovremo all'inizio caricare i tavoli, perché dobbiamo avere appunto un modello che rispecchi il nostro bar. This.queue, dobbiamo crearci una coda priorità, new priority queue. Carichiamo gli eventi e, dato che vogliamo raccogliere dei risultati, andiamo anche a inizializzare this.start e quindi new statistiche. Molto bene, avremo statistiche, ovviamente apriamo e chiudiamo il nostro costruttore. Avremo un metodo run che ci permetterà di mandare avanti la simulazione. Andremo avanti fino a quando? Fino a quando avremo terminato tutti gli eventi, quindi finché la posso fare. Q.isEmpty, ok. Finché la nostra coda non è vuota, prendiamo un evento e lo prendiamo dalla nostra coda. Ci servirà un poll, ok. Possiamo stampare per finiti i debug ciò che sta succedendo, print ln del nostro evento, e processiamo l'evento. Nulla di più a livello di run. Quello che sarà interessante capire è come processare l'evento, e quindi dovremo sviluppare un process event che ci permetta di
sviluppare bene la simulazione. A questo punto ci manca solo più il metodo process event. Ovviamente qua c'è un get di stat, questo possiamo farlo adesso, ovviamente dobbiamo ritornare alle statistiche. Ciò che ci manca però appunto è questo process event. Partiamo e partiamo con uno switch. E punto get type. Dobbiamo capire che tipo di evento ci sarà. Quindi, case. L'evento più complicato da gestire è arrivo gruppo clienti. Questo è un primo caso. L'altro caso è l'evento in cui il tavolo si sia liberato. Quindi l'altro case sarà tavolo liberato. A questo punto break. Ok. Dobbiamo gestire l'arrivo di gruppo clienti e l'arrivo di un evento di tipo, scusate, l'arrivo del gruppo di clienti e l'arrivo di un evento di tipo tavolo liberato. Iniziamo con l'evento più complesso. Quando arrivano dei clienti, aggiorniamo subito le statistiche. Quindi aggiungiamo il numero di clienti al numero di clienti che già erano presenti, che già sono entrati nel bar. A questo punto dovremo cercare un tavolo. Come lo facciamo? Facciamo un for tavolo t in this.tavoli e andiamo a vedere. Dobbiamo chiederci se possiamo assegnare il tavolo o no. Quindi, se non è vero che t is occupato, se il tavolo è libero e se t.get n posti è maggiore o uguale di e.get numero persone, ovviamente il tavolo deve contenere tutte le persone che vogliamo inserirci, vogliamo far accomodare meglio, però deve anche essere vero che non possiamo dare un tavolo da 10 a una coppia. Quindi deve essere anche vero che t.get posti per t.occupazione minima sia uguale, anzi minore uguale di e.get numero persone. Se tutto ciò è vero, allora cosa potremo fare? Allora, qua ci siamo chiesti, il tavolo è occupato? No, benissimo. Il tavolo ha abbastanza posto? Sì, bene. È vero che, supponiamo che il tavolo abbia 10 posti, il tasso di occupazione è del 50%, quindi qua ci salta fuori un 5. Se 5 è minore del numero di persone, ovvero se noi abbiamo 7 persone, benissimo, il tavolo sarà sufficientemente, diciamo così, riempito. Poi questo è un parametro di scelta, possiamo dire non ci interessa, tasso di occupazione minimo può essere del 0.1 e va bene uguale, se un tavolo occupato al 10% a noi già va bene. Questo è un parametro che poi in fase di simulazione possiamo valutare. Se ciò è vero, però, abbiamo trovato un tavolo. Ok. Bene, abbiamo finito da questo punto di vista, possiamo uscire. Il primo tavolo che troveremo sarà il tavolo anche più piccolo che soddisfa il requisito, perché abbiamo ordinato il tutto. Non basta però, quindi se il trovato è diverso da null, ovvero usciti dal ciclo o perché lo abbiamo trovato o perché non l'abbiamo trovato, avremo comunque un trovato che sarà o null o sarà qualcosa. Se è diverso da null, molto bene, system.out.format, possiamo fare una bella stampa, sedute per cento di persone a tavolo da
50% di posti. Quindi e.get numero di persone è trovato.get. Esatto, trovato.get, mi pare fosse così, posti, ok, dovremmo esserci. Trovato, ho scritto qualcosa evidentemente che non è trovato, cannot be resolved, ovviamente, perché qua in cima io ho lavorato su trovato, abbiamo un tavolo, trovato, oh, guarda, no. Ok, molto bene, abbiamo delle persone soddisfatte, quindi start.add numero clienti soddisfatti, che abbiamo fatti sedere, quindi è andato tutto bene, get numero di persone e trovato il nostro tavolo, lo setteremo occupato e diremo true. Ok, sappiamo però queste persone a un certo punto si alzeranno e quindi dovremo generare un nuovo evento. Un nuovo evento sarà generato, quindi in più andiamo ad aggiungere un evento, new event e punto get time plus, dobbiamo dire quando avverrà l'evento, e sto mettendo troppe parentesi, e punto get durata, e fino qua ci siamo. A questo punto ci serve un event type punto tavolo liberato, questo sarà l'evento che genereremo il tipo, e punto get numero di persone. Ci manca un e.get durata, e.get tolleranza e il tavolo che questa volta abbiamo sarà trovato. Spero di non aver commesso errori con le parentesi, così non sembra. E questo direi che è la fine del nostro if. Quindi, facendo un riassunto, se abbiamo un evento arrivo gruppo clienti, aggiungiamo il numero di clienti totale, cerchiamo un tavolo per questi clienti, se lo troviamo abbiamo un trovato che sarà un tavolo che ci rappresenta, punto, avremo un trovato che ci rappresenta un tavolo, se è trovato diverso da null, quindi possiamo far sedere delle persone, aggiungere un numero di clienti soddisfatti, settiamo il tavolo occupato e generiamo il prossimo evento che appunto corrisponde a quando le persone se ne andranno e quindi libereranno il tavolo. Questo però non è l'unico caso, perché purtroppo c'è anche il caso in cui noi non siamo riusciti a trovare un tavolo disponibile. Dobbiamo chiederci, queste persone accetteranno di sedersi al bancone? E quindi possiamo crearci un tavolo bancone con mf.random. Un numero che andrà tra 0 e 1 escluso. Ci possiamo chiedere se il bancone, ovvero questo numero casuale che abbiamo trovato, è minore di e.get tolleranza. Allora sì, le persone accettano di andare al bancone. Ovviamente supponiamo di avere un get tolleranza di 0.1, il fatto che questo random ci abbia restituito un numero minore di 0.1, beh, la probabilità esiste ma è molto bassa. Se la tolleranza è dello 0.9, molto facilmente MathRandom ci avrà restituito un numero minore di 0.9, non è detto ma è molto facile. Se quindi le persone accettano di andare al bancone, molto bene, perché possiamo aggiungere clienti soddisfatti e punto get numero di persone. Molto bene. Se così non fosse, purtroppo queste persone decidono di andarsene. Quindi start, quindi le persone se ne vanno a casa, o almeno cambiano bar. Start.
contact, punto add numero clienti insoddisfatti e punto get numero persone. E questo è ciò che succede. Se troviamo un tavolo, aggiungiamo un numero di clienti soddisfatti e generiamo un nuovo evento per il futuro. Se il tavolo non lo troviamo, ci chiediamo: siamo abbastanza fortunati da accomodare le persone al bancone oppure no? Ma non lo sappiamo. Sarà la simulazione a dirci cosa succede. Per quanto riguarda l'evento arrivo gruppo clienti, direi che siamo a posto. Per quanto riguarda il tavolo liberato, è tutto più semplice. E punto get tavolo, sentiamo occupato a false. Ciò che otteniamo è che una volta liberato il tavolo possiamo accogliere nuovi clienti, perché noi andiamo a settare opportunamente a false l'occupazione del tavolo. Direi che la nostra classe simulator è completata. Ciò che ora possiamo andare a vedere è il modello. In realtà il modello è molto semplice. Il modello si basa su una classe simulator. Avremo dall'esterno una classe simula che ritorna delle statistiche. Simula, che cosa fa? Inizializza la simulazione, ovvero se torniamo qua, il nostro init carica i tavoli, crea una coda priorità, carica gli eventi, almeno quelli iniziali, e abbiamo delle statistiche create. Runniamo la simulazione, quindi processiamo gli eventi e ritorniamo le statistiche. Per quanto riguarda il controller, la classe è altrettanto facile. Abbiamo un solo metodo, handleSimula. HandleSimula chiama il modello, si basa su di esso, chiede di simulare la situazione e appende i risultati, ovvero string format, totali, soddisfatti, insoddisfatti. E andiamo a prendere start get numero clienti totali, start get numero clienti soddisfatti e start get numero clienti soddisfatti, che appunto ci sono tornati indietro dal nostro modello. Direi che abbiamo terminato, possiamo andare a vedere che cosa succede. Allora, main run, simuliamo. Ok, in questo caso 10.945 clienti, di cui 8.000, quasi 9.000 soddisfatti, circa 2.000 insoddisfatti. Possiamo fare tante simulazioni, siamo intorno al 2.000, qualche volta 1.800, 2.002, adesso tra i 1.800 e i 2.000 clienti sono insoddisfatti. Ovviamente a questo punto possiamo chiederci cosa possiamo migliorare per avere più clienti soddisfatti. Allora, ovviamente, se noi avessimo una durata minima o una durata massima diversa, potremmo migliorare le cose. Però questo è un qualcosa che non dipende troppo da noi, perché il fatto che un cliente stia dai 60 ai 120 minuti nel nostro bar, appunto, non è un qualcosa che noi possiamo tanto, appunto, gestire. Quello che possiamo gestire è un numero di tavoli maggiore, un numero di tavolo minore, gruppi maggiori o gruppi minori, la tolleranza delle persone. Un'altra cosa che volevo dire, su cui va bene ragionare, è che cosa succede se noi non ordiniamo i tavoli in questo modo, ma li ordiniamo al contrario, ovvero andremo poi a prendere nella nostra simulazione il tavolo, il primo tavolo disponibile, che però magari è molto più grande, è vero che deve rispettare il 50% dell'occupazione, ma magari andiamo a dare un tavolo da 10 posti a una, un gruppo da 5 e magari ce n'era uno da 6 disponibile. Semplicemente andando a invertire i segni qua, ciò che succede è questo: è un comportamento sbagliato da parte del gestore, perché tra i tavoli liberi che cosa va a fare? Va a scegliere il tavolo che non fitta meglio, diciamo, il gruppo di clienti che arriva. Solo cambiando ciò, se noi rirunniamo, simuliamo, il numero di clienti soddisfatti adesso non scende mai sotto i 2.000 e ovviamente è molto più alto, siamo sui 2.600 di media circa. Questo
in realtà è un errore, appunto, come dicevo, da parte del gestore, però è importante capire bene quali sono le conseguenze di questo errore. Giocando con questi parametri possiamo ottenere risultati diversi. Direi che anche per questo laboratorio è tutto. Questa volta ci siamo concentrati molto sulla classe Simulator, perché appunto lo scopo del laboratorio era di iniziare a lavorare con la simulazione ad eventi discreti. Il modello e la simulazione in questo caso sono stati abbastanza semplici, non troppo complessi, però ovviamente da qui si può partire per sviluppare simulatori anche molto molto più complicati. Direi che è tutto, alla prossima settimana.